Buongiorno a tutti, come ogni anno sta arrivando la primavera e quindi cominciamo a preparare il mezzo per la nuova stagione di gare e di escursioni. Anno dopo anno, dalla prima graziella, diciamo che ce ne sono state di migliorie. Usandole, cambiando telai, adattandomi, sono riuscito ad avere la graziella quasi perfetta per scendere dalle montagne e affrontare Mega Avalanche e Maxi Avalanche. Quest'anno voglio andare bene alla Mega Avalanche, Alpe d'Huez. Non che non sia andata bene l'anno scorso, perché finirla in meno di un'ora e mezza con il mezzo praticamente intero è già un gran successo. Però diciamo che sviluppando il mezzo posso ambire ad arrivare in fondo e migliorando di molto il mio tempo. Allora, questa è la graziella, diciamo, attuale. Freni a disco idraulici. Adesso monta dei Formula The One. Montavo già l'anno scorso, corona anteriore da 46 denti, posteriore da 24. Quindi ho accorciato quest'anno, ho accorciato i rapporti rispetto all'anno scorso, sempre in funzione Mega Avalanche, perché nei tratti in salita era troppo dura e quindi ho accorciato il rapporto. Vedremo. Altre migliorie: copertoni, ho trovato i Maxxis Minion DHF e Minion DHR, quindi dovrebbero essere una bomba in discesa. Montati da poco e quest'anno correremo con questi. All'interno ci sono delle mousse antifurature che avevo già l'anno scorso poi forato, ma diciamo che è andato abbastanza bene. Questi qua sono, i copertoni sono un po' più spessi, soprattutto in spalla dovrebbero tenere meglio, e quindi rispetto all'anno scorso ci sono queste variazioni. I punti deboli attuali sono questo, il sistema di serraggio, di fissaggio del mozzo posteriore tende tantissimo a scorrere, quindi io praticamente prendo botte e la ruota si storce e quindi non mi fa finire la gara, o comunque devo fermarmi, montare il quick release e rifissarlo, e quindi questo è un grosso problema. Altro problema, cioè altro, due problemi rimasti sono questo e la zona sterzo, il manubrio BMX fissandosi praticamente con questi quattro bulloni tende dopo un po' a muovere avanti o indietro, e quindi rischio di trovarmi o il manubrio nella pancia oppure buttato in avanti, e quindi anche questo problema va risolto. Adesso andiamo a vedere di risolvere appunto questi due problemi rimanenti. Quindi adesso io cercherò di sistemarli. Ho ancora un paio di mesi di tempo per testare se va bene, e poi ci sarà il grande evento dell'anno, cioè per me, per la mia graziella, la Mega Avalanche Alpe d'Huez rimane l'evento più importante della stagione. Quindi bisogna arrivare lì ben preparati. Quindi, partiamo
Andiamo a vedere come risolvere questi problemi. Allora, dunque, per risolvere quindi il primo problema, ho pensato di mettere delle piastre di rinforzo, praticamente imbullonandole dentro, proprio nel telaio, quindi facendo un buco qua in mezzo e andando a imbullonarle su quattro viti, quattro bulloni. Quindi abbiamo tutto il necessario qui, bulloni. Bulloni autobloccanti, dadi autobloccanti, rondelline e viti. E quindi andremo a mettere delle piastre, una all'interno ed una all'esterno, in modo da rinforzare al massimo il telaio. Allora, quindi le piastre sono queste. Andiamo a bloccare la piastra nella morsa, che sia ben dritta. Qui abbiamo dei bulloni M5, qui non entrano, e quindi dobbiamo allargare il buco con una punta da ferro da 5. Noi utilizzeremo solo i 4 buchi interni, quindi dovrò ancora poi segare questa parte esterna perché sennò va a uscire. Quindi andrei subito a bucare, i 4. Ok, l'ideale sarebbe avere un trapano a colonna, ma ci accontentiamo. E ora le viti passano, quindi non hanno nemmeno molto gioco. Dunque, ora dobbiamo bucare le piastre tutte e quattro con la stessa misura, quindi che siano identiche. Io avevo già prima preso la misura e bucato questa, quindi potremmo andare a metterla come modello in modo da bucare uguale. Quindi la mettiamo sopra. Deve essere proprio precisa che copi al millimetro. E proviamo a bucarla in questo modo. E bisogna proprio fare poca pressione in modo da non spostarla. Pochissima pressione. Ok, eccoci. Perfetto. Ok, eccola qua, bucata allo stesso modo, quindi queste copieranno bene. Ok, una volta bucate andiamo a togliere l'eventuale limatura che potrebbe rimanere dal lato opposto a dove abbiamo forato. Quindi andiamo proprio a rifinirle, ma abbastanza veloce. Ok. Il problema riscontrato è questo, la centratura, che praticamente la catena tira e va a fare questo, cioè sia in pedalata che in frenata, succede questo, che la ruota va a scentrarsi e quindi frega da questo lato. Quindi per questo cerco di risolvere questo problema. Allora, dovendo mettere le piastre sia all'interno del telaio che all'esterno, allora, quelle esterne non c'è problema perché il foro del perno è piccolo. Quelle interne invece dobbiamo allargare il foro perché devono andare in battuta su questa parte qui inferiore, quindi dobbiamo allargare di molto il foro. Adesso prendiamo le misure e vediamo di allargare questo foro. Quindi per far andare in battuta bene la piastrina sulla parte interna del mozzo, andiamo ad allargare il buco in modo che passi cioè che vada proprio bene in battuta. Cominciamo ad allargarlo con una punta da 8.
dobbiamo andare fino a 10, quindi iniziamo con l'8, poi passiamo subito al 10. 10 e poi dovremmo essere a posto in battuta. Ok, perfetto, fatto. Fantastico. Togliamo di nuovo la limatura, ma che non c'è, e adesso andiamo a vedere se funziona. Adesso dovremmo riuscire ad andare in battuta. Perfetto. Quindi questa sarà la battuta interna, mentre questa sarà la sua battuta esterna e andranno a pizzicare bene il telaio, così non dovrebbero esserci problemi di, diciamo, di tenuta, vedete? Quindi piastrina, piastrina, interna ed esterna. Andiamo subito a provare. Ecco il nostro lavoro non concluso, ma diciamo preparato. Abbiamo le due piastrine e ora dobbiamo andare a bucare il telaio cercando di far copiare bene i fori. Prima però va centrata la ruota, logicamente. Quindi andiamo a centrare bene la ruota. Dunque, centrare la ruota significa tirare la catena. Guardare che la ruota sia giri bene. Ora andiamo a tagliare le nostre piastrine con un seghetto da ferro. Facciamo saltare i buchi più esterni che non ci servono. Il seghetto da ferro. Quindi le taglieremo in questo modo. Una limatina ovviamente, poi quando saranno tutte insieme qua sopra. E via, e il gioco è fatto poi. Eccole qua le nostre piastrine. Ora andiamo a dargli una limata sulle parti, diciamo, di. Ed ecco il lavoro finito delle piastre. Allora, piastra. Passante. Una. E piastra numero due. Eccola qua. Altra piastra passante. Allora, per risolvere il problema numero due, quindi il manubrio che scappa avanti e indietro, abbiamo queste due risposte, freno a filetti medio e freno a filetti forte. Allora, dunque, innanzitutto svichiamo il manubrio, che è già chiuso comunque abbastanza bene ora. Ripeto, è sempre una prova, eh? Andiamo sempre sulla prova. E poi andremo a collaudare la graziella. Allora, dunque, viti via. E qua era già rimasto bello fisso. Dunque, quindi frena filetti forte. Lo insaponiamo un po' dappertutto.
Quindi freno a filetti forte. Andiamo a fissare. Ok. Facciamolo girare anche un pochino. Poi, sempre quello medio sulle viti. Ok. Si distinguono dai colori. Prevalentemente si distinguono dai colori. Avvitiamo, 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 avvitiamo. Poi centratura manubrio, andiamo a centrarlo bene, che sia dell'altezza più o meno giusta come abbiamo visto. Ok, e poi andiamo ad avvitare le viti in modo incrociato, quindi una, due, tre. In sintesi, questa è la graziella sistemata e diciamo revisionata nei punti più deboli per la prossima stagione, quindi a breve, e soprattutto in funzione della mega avalanche, quindi per durata e affidabilità. Quindi le ultime due modifiche, ribadiamo zona manubrio, freno a filetti a manetta ovunque e parte posteriore, queste piastre di rinforzo per la ruota. Speriamo che garantisca ancora più affidabilità. Ok, vedremo. Adesso abbiamo quasi 3 mesi per testarla e vedere correzioni. Se speriamo di no, speriamo che sia la graziella definitiva. Lo sapremo comunque presto.